Allora, buon pomeriggio, bentrovati da Bologna, siamo al piccolo coro Marielle Ventre dell'Antoniano. Insomma, oggi alla canzone di noi è un onore averli ospiti, perché questi, sebbene giovanissimi, sono dei veri professionisti. E io vorrei subito riallacciarmi alla parola chiave che avevate in studio, che era rinascita. Qui la parola chiave è un'altra, ma si collega in qualche modo. Anche l'Emilia toccata, avevamo detto, dal terremoto, è chiaro. Però, maestro, Sabrina Simoni, che dirige questo coro, il piccolo coro dell'Antoniano, qual è la parola che potremmo dire racchiude un po' il significato di questo coro? Solidarietà. Tutte le iniziative che il coro svolge, appunto dalla pubblicazione dei dischi, dai concerti, da tutto ciò che svolge per sostenere le iniziative dell'Antoniano, che a sua volta si adopera in tante situazioni di difficoltà e di disagio. Certo, perché è più bisognoso, insomma. Prossimo appuntamento del piccolo coro è sabato prossimo, vero? Sì, ci chiudiamo, ecco, il nostro percorso concertistico a Sala di Cesenatico, qua vicino, con un bellissimo concerto in teatro, un po' particolare. Per fare gli auguri di Natale, insomma. Certo. Perché è un po' particolare? Perché i bambini qua presenteranno. Ah, e allora, davvero, sono già dei piccoli conduttori. Adesso però ci fanno ascoltare anche loro un brano bellissimo. Io prima però voglio dire grazie e salutare il direttore del coro, Sabrina Simoni, perché poi ha degli impegni importantissimi, deve scappare via, però doppiamente grazie per essere stata con noi questo pomeriggio. Ci fate ascoltare un brano bellissimo, si chiama... Adeste Fidelis. Adeste Fidelis, quindi siamo davvero in tema natalizio. Da Bologna, il piccolo coro Marielle Ventre dell'Antoniano canta Adeste Fidelis. Ascoltiamoli. Chi sono? Michele, sempre in diretta dall'Antoniano col piccolo coro Marielle Ventre dello Zecchino d'Oro. Mi è arrivato una star, potremmo dire, dello Zecchino d'Oro. Abbiamo con noi il Pulcino Ballerino. Glielo facciamo un applauso a questo Pulcino Ballerino. Ma che applauso, ma per piacere, che si monta la testa. Si monta la testa, che c'è? Un bigliettino da leggere, posso leggere il mio bigliettino? Il Pulcino Ballerino ha un bigliettino da leggere, glielo facciamo dopo. Dopo, Pulcino, dopo, con calma, perché prima vogliamo parlare di Casa Zecchino, questo nuovo programma di TV 2000 che andrà in onda da lunedì prossimo, 23 dicembre, tutti i pomeriggi alle 15:10 su TV 2000, per tenere insieme le famiglie, i nonni, i bambini. E qui abbiamo due volti ai quali vi affezionerete. Nonna Dani. Ciao a tutti.
Eccomi qua. Ma questa storia della rivalità col Pulcino P, col Pulcino Ballerino, lo vogliamo raccontare? Sì, perché io quando ero molto, ma veramente molto molto piccola, quasi in fasce, ho cantato allo Zecchino d'Oro in cui ha vinto il Pulcino Ballerino. No, ha vinto lui? Sì, io sono arrivata quinta e no... questa cosa non mi va proprio giù, guarda. Quindi proprio il Pulcino Ballerino qui, ma il bigliettino ce l'hai sempre da leggere? Sì, io lo vorrei leggere, posso? Dopo posso, Pulcino leggere. Ballerino, dopo, aspetta. E poi c'è Giulia, come non presentare la dolcissima Giulia, che è la nipotina d'Italia. Giulia, quanti anni hai? 11. Senti Giulia, ma che cosa vedremo in questa casa Zecchino? Che da quest'armadio escono dei personaggi delle canzoni dello Zecchino d'Oro che parlano con le canzoni dello Zecchino d'Oro. Ma il bigliettino però deve leggere sempre il bigliettino. Non solo, in realtà si vedrà anche tutto quello che fa l'Antoniano, dalla mensa al coro Marielle Ventre, alla scuola di danza. Quindi sarà una sorta di luogo di incontro. Sì, un via vai pazzesco di persone che ci vengono anche a raccontare le loro esperienze. Poi ci sarà l'esperto di insetti, quello di botanica, del fai da te. Poi verrà anche il garante dell'infanzia e dell'adolescenza. Insomma, sarà un appuntamento pomeridiano bellissimo, ogni pomeriggio alle 3:10 da lunedì. Deve leggere il bigliettino e facciamoglielo leggere questo bigliettino. Vai Pulcino Ballerino, sì, sentiamoti. Dove lo metto il micro? Nel becco, c'è posto? Eh sì, così mi potete sentire bene. Il Pulcino Ballerino vuole bene a ogni bambino e vi ricorda che su TV 2000 c'è Casa Zecchino. Ogni giorno alle 3 ci scambieremo un bel bacino. E bravo il Pulcino Ballerino, ancora un applauso, se lo merita. Senti Pulcino, mentre saltelli, io farei questo. Domani nonna Deni e Giulia me li porto con me a Roma, perché io devo tornare. Quindi tu che cosa vorresti fare? E vengo anch'io. No, tu no. Ecco, resti qua, mi dispiace. Lo lasciamo con i bambini del... Oh, ce ne siamo liberati. Ma voi ricordatevi che Casa Zecchino vi aspetta da lunedì alle 3:10 su TV 2000. Per salutarci, un ultimo saluto glielo facciamo. Un bel buon Natale tutti insieme. Dal piccolo coro dell'Antoniano, Marielle Ventre, 1, 2, 3. Buon Natale! Ciao Michele!